Sino a domenica 7 aprile nella Galleria Comunale del Castello Aragonese è possibile visitare una mostra dedicata al fumetto con un riferimento all'impegno sociale, ma ci sono tanti altri eventi incastonati in questi 3 giorni. Allora, è un'iniziativa rivolta ai giovani prevalentemente, ma non solo. Sì, diciamo che è rivolta alla città, con Graffiti, la scuola di fumetto e Lupi e Comics di Lecce, quindi ci siamo fusi e abbiamo realizzato questo evento che si chiama appunto Il fumetto e l'impegno sociale, perché come forma espressiva ludica e non solo, noi possiamo raccontare anche degli eventi che ci possono ricordare quello che accade nel nostro tempo. Infatti Ilaria poi racconterà qualche cosina legata anche a un libro in particolare. L'evento si struttura in 3 giorni, come giustamente diceva, ed è articolato su più partnership. Abbiamo gli street arter, abbiamo anche il liceo artistico di Taranto che ha partecipato con la tematica della legalità, perché la mostra è appunto su Renata Fonte, anche da questo punto di vista, che è un assessore nerutino, no? È scomparsa nell'84 e ne abbiamo fatto un libro a fumetti con Ilaria Feramosca. Fu uccisa Renata Fonte, lo ricordiamo, per il suo impegno contro le mafie dell'ambiente, possiamo definirle così, e dunque anche un libro, Nostra Madre Renata Fonte, che è un libro testimonianza con un riferimento al fumetto poi, no? Sì, essenzialmente è un fumetto che narra la sua storia da un punto di vista sia del suo aspetto più intimo, familiare, perché le testimonianze giungono sia dalle sue figlie, che all'epoca del tragico evento erano bambine, ora sono donne adulte, quindi si svolge su 2 livelli temporali, quello attuale in cui entrambe insieme ad una amica di Renata Fonte rievocano la sua vita e quindi i loro ricordi della madre, della donna Renata Fonte, dell'insegnante e anche dell'assessore comunale. Attraverso i ricordi dell'amica, che è Claudia Rao, colei che l'ha affiancata nelle sue lotte per la tutela e la salvaguardia di Porto Selvaggio, invece vediamo quelli che sono gli aspetti di Renata Fonte, appunto impegnata, donna impegnata politicamente, socialmente, e ricostruiamo anche quello che è il suo delitto, la sua morte, in quanto Claudia si è occupata di recuperare tutti gli atti processuali dei 3 livelli del giudizio, del processo, e ci ha permesso di attingere per ricostruire anche questo aspetto fondamentale della sua storia. E questo libro, questa graphic novel, sarà presentata alle 18:30 di domenica, sempre qui nella Galleria Comunale del Castello Aragonese.